Ciao ragazze, nuovo video outfit e vi faccio vedere l'outfit di oggi che è lunedì e come promesso cercherò di farvi un video outfit al giorno se riesco, prima che mia sorella mi mandi a quel paese. Forse dipende come dovete dirmi le lune, perché il cancro è molto, va molto a lune, quindi in base a come tira la luna, a volte di buon umore, a volte no. Comunque l'outfit di oggi mi piace tantissimo, è un po' corta la gonna per andare in ufficio, però alla fine ho detto vabbè chi se ne frega, non è una gonna inguinale, quindi ci può stare, non, secondo me non è volgare, mi farete sapere voi. Ho impreziosito il tutto con questo bellissimo cappellino a tesa larga che ho preso dai cinesi, che ho pagato 4,90 euro se non erro, ancora con i presaldi tipo Black Friday, mi piace tantissimo. Orecchini, questi cuoricini blu scuro che li ho spacciati tipo per neri ma in realtà sono blu, trucco molto semplice, disegno sopracciglia abbastanza soft, trucco sul marrone bianco e matita verde. E come rossetto sono stata cauta oggi perché già ho la gonna in sé per andare in ufficio eccetera eccetera. L'outfit è molto 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 carino, cioè a me piace molto, spero anche a voi. Dolce Vita nero di Primark, questo ce l'ho sia nel nero che nel camel e mi trovo benissimo perché insomma è molto caldo, carino, è tipo, vedete così, a righine ed è sfruttabilissimo, l'ho usato praticamente sempre e l'ho lavato tantissime volte, non si è mai rovinato. Questa collana che secondo me avevo comprato ai tempi da Chiavì, mi ricordo, con i saldi. La gonna che è la protagonista assoluta dell'outfit, credo, che è questa gonna di Stradivarius che ho pagato 5,99 euro, l'ho presa con i saldi adesso, la trovate ancora nei negozi, non so se anche sul sito online, però nei negozi sì. È in ecopelle marrone con, vedete, un po' cortina, però alla fine secondo me, essendo così sagomata vita alta, non è l'effetto minigonna anni 90, almeno spero. Ecco, lo spero. Molto carina come calze, quelle che ho preso a Papiniano, e come scarpe queste qua di Prima Donna. Le calze sono, non so, riesco a farvele vedere, sì vabbè, vabbè, comunque sono tipo ricamate, non sono niente di, niente di eccezionale da farvi vedere, però sono tipo, non sono color pelle ma sono tutte ricamate a zigzag. Questo cappottino sopra bianco di Sisley che ho preso al Mato Grosso, mi piace un sacco per dare anche un po' di colore all'outfit, spero che vi piaccia. E la borsa di Stradivarius Caramel, ovviamente, cioè, ci stava proprio a pennello con le scarpe. E questo era l'outfit, però non mi fermo qui perché con l'outfit è stata incredibilmente veloce, non mi fermo qui perché devo farvi vedere pure degli acquisti che ho fatto qualche tempo fa, cioè prima ancora di andare a Milano. Ero andata al centro commerciale nella zona Salvia, avevo trovato due o tre cosine che non vi ho più fatto vedere perché sono rimaste tipo sepolte, sepolte in macchina, e oggi ho detto le prendo e se le faccio vedere alle ragazze perché altrimenti non gliele faccio più vedere. Allora, ho preso per 5 euro, costava 39,90, me lo ricordo come se fosse ieri, anche se sono passati 10 giorni, questo giacchettino in ecopelle blu, che sembra uno straccino a vederlo così, però in realtà secondo me addosso è molto carino, morbidissimo, è blu fatto così, vedete, è proprio ecopelle morbida, diciamo, sembra quasi cielo, fanno a vederlo così, ma è ecopelle, e costava 39,90 euro, l'ho pagato 5, costava tantissimo secondo me, da portare appunto e insomma, dargli forma. Secondo me è carino, ho preso la S perché c'era solo la S, però mi sembrava abbastanza grandino, ora cercherò di dargli un aspetto umano, comunque lo vedrete presto in qualche video outfit. Poi ho preso, questi per esempio non me li ricordavo, per 5,99 euro al posto che 20, questo pantalone, che è un pantalone classico, ne avevo già uno simile di Calliope fatto così, però l'ho venduto perché era un XS e mi stava in realtà. Però mi sentivo un po' sul fianco, soprattutto perché di gamba mi andava ancora, mi sentivo un po' tipo quell'effetto, sembrava che avevo i fianchi larghi che non ho e non mi piaceva neanche un po'. Allora l'ho sostituito con questo qua, che è comunque un pantalone classico, in fondo ha la righetta, vedete, la, non ci vedo, vedete, ha la, tipo la pants, diciamo, no, non so come si chiama, lo spacchino, e poi è proprio classico. Ho preso la taglia 44 perché mi sembravano minuscoli e spero che mi vada bene, comunque è carino. Vedete il tessuto così, ok. Poi ho preso un jeans, anche questo a 5,99 euro al posto che 20, mi sembrava carino, una bella idea, fatto a jeggings blu, così, molto comodo, con gli strappini così in fondo, cioè scusate, gli strappini,
gli strappini sul ginocchio e in fondo così con questo. Un jeans per tutti i giorni, anche per andare a fare dei girettini con i cani, boh, per 5 euro ho voluto prenderli, che poi li vendono pure da Calzedonia a 25-30 euro, sono praticamente identici. E per ultimo, molto nel mio genere, per 10 euro, questo mi è costato un pochino in realtà, però ero innamorata dei colori, quindi ho detto, sti cavoli, lo compro, perché con questi colori ho detto, sono troppo da me. Pensate come starebbe bene così, con questo cappottino bianco, questo cappello, cioè vestita tipo così, però con sotto questo. Abitino molto classico, carino, che piace a me, a tunica, da mettere magari con una bella fusciacca bianca in vita, molto carino, adoro la trama. E è proprio bello. Però questi vestiti, diciamo che stanno meglio indossati. Scusa, Lanci. Stanno meglio indossati rispetto che visti così. Indossati rendono molto di più. E sarà uno dei miei prossimi outfit, sono sicura. Come se fossero vestita oggi, starebbe da Dio. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao.